18 dicembre 1913. Nasce a Lubecca Carl Herbert Fram, che cambierà il proprio nome in Willy Brandt per sfuggire all'arresto nella Germania nazista. Divenuto socialista alla fine degli anni 20, nel 1933 Brandt scappa prima in Norvegia e poi in Svezia, dove vive fino alla fine della guerra. Fra il 1957 e il 1966 è sindaco di Berlino Ovest, dove si oppone come può alla costruzione del muro. Leader della SPD, diventa cancelliere della Repubblica Federale per la prima volta nel 1969, inaugurando la cosiddetta Ostpolitik, diretta ad aprire un dialogo fra la Germania federale e la DDR comunista e a migliorare i rapporti con Polonia e Unione Sovietica. Per questa sua politica di apertura al mondo comunista gli viene assegnato nel 1971 il premio Nobel per la pace. Nel 1989 Brandt è uno dei primi leader della sinistra tedesca a pronunciarsi in favore della riunificazione della Germania, sogno che fa in tempo a veder realizzato prima che una malattia lo conduca alla morte nel 1992.